Station, la grande web radio degli italiani nel mondo. www.radiofreestation.com, la prima web radio dedicata agli italiani nel mondo. L'energia, centro nevralgico del nuovo mondo, da qui che parte ogni nuova via, dalle province del grande impero, sento una voce che si sta alzando, questo è l'ombelico del mondo e noi stiamo già ballando, questo è l'ombelico del mondo. Eccoci qua, ciao a tutti, ben ritrovati su Radio Free Station per una nuova puntata di Giochi di Crome. Nico Caputo da Napoli e Stefano Monteforte dalla Sicilia. Ciao Stefano, ci sei? Eccomi Nico, ben trovati anche ai nostri radioascoltatori su Radio Free Station, Giochi di Crome, un'altra trasmissione in piena primavera, iniziata la primavera, Nico. Sì, siamo ormai in primavera, tra poco si cambia anche l'ora, si metterà un'ora indietro, giusto? È giusto, sabato, un'ora indietro, perciò risparmieremo un'ora di sonno. Quindi ritorneremo all'ora legale. Ora siamo nell'ora illegale. Illegale, infatti. Quella è legale, perché dal nero finalmente, dal lavoro nero al lavoro legale.
allora salutiamo tutti coloro che ci ascoltano da tutte le piattaforme e da tutto il mondo. E partiamo col primo pezzo di quest'oggi. In scaletta abbiamo Michele Zarrillo con una canzone che si intitola, ce lo dice Stefano. Ecco la notte dei pensieri. Buon ascolto. La strada da sempre.
Ed è, ritorniamo in diretta dopo questa bella canzone di Michele Zarrillo, La notte dei pensieri. Bene, caro Stefano, allora, che pensieri hai avuto questa notte? Pensieri colorati, Nico, perché sì, sono centrato sul fatto di colorare i pensieri, perché in genere quando si dice pensieri si fanno brutti pensieri, sono pensieri grigi, pensieri neri. Io sto cambiando, perciò mi propongo ogni sera di fare i miei pensieri, continuare a pensare, perché non voglio perdere questa capacità. Però li ho colorati, li ho cominciato a colorare di rosso, di arancione, di giallo, di verde. Insomma, ti sei data alla pittura praticamente, al paint. Quindi, insomma, sì, stai colorando tutto. Mi fa piacere, mi fa piacere. Bene, allora, quest'oggi vogliamo giocare, insomma, con questa canzone, che è appunto La notte dei pensieri. Quindi partiamo in una notte dove ci sta questo personaggio che comincia a colorare tutti i suoi pensieri. E insomma, ha un pennello fatto con dei colori naturali, sì, non della vernice vera e propria, ma insomma, che ne so, preso le erbe verdi tutte triturate e ne ha fatto un colore con questo pennello dipinto di verde. Poi prende, che ne so, dei papaveri rossi, tutti triturati, trattati con un po' d'acqua, ne fa dei colori e comincia a fare un'altra pennellata. E poi prende, che ne so, i fiori della borragine, che sono viola, li tritura, li mette in acqua, li fa un infuso e si dipinge con di colore viola. E i pensieri cominciano a diventare più lucidi, no? Più chiari, non sono più nascosti così dal buio, dalla tristezza o dai dolori, no? O dalle frustrazioni, ma cominciano ad avere un suo contorno, una loro forma e perciò anche un loro significato. Nicola, non dimentichiamo mai il fatto che i pensieri sono delle azioni invisibili, dobbiamo solo farci attenzione. Tu che dici? Certo, certo. Dobbiamo appunto focalizzare un po' sui nostri pensieri, insomma, quindi renderci conto di ciò che stiamo pensando e magari poi può darsi che si realizzano veramente le cose. E magari questo ragazzo che abbiamo detto che sta in questa notte, sta pensando, sta colorando i suoi pensieri, piano piano, insomma, incomincia a pensare a una storia d'amore, vero? È vero, è vero. E perciò, visto che sta cominciando a immaginare una storia d'amore, comincia a prendere il rosso e intanto prende il giradischi, il vecchio vinile, trova un 45 giri e chi c'è? Adriano Celentano. Appunto, storia d'amore, ce l'ascoltiamo anche noi, vai insieme. Intanto approfittiamo anche per salutare Carlitos che è nella nostra chat. Ciao Carlitos, buon ascolto. In spiaggia ho fatto il pagliaccio per mettermi in mostra gli occhi di lei che scherzava con tutti i ragazzi all'infuori di me. Perché, 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 perché io le piacevo. Lei mi amava, mi odiava, era contro di me. Io non ero ancora il suo ragazzo e già soffriva per me. E per farmi ingelosire quella notte lungo il mare è venuta con te. Ora tu vieni a chiedere a me, tua moglie dov'è? Dovevi immaginarti che un giorno o l'altro sarebbe andata via da te. L'hai sposata sapendo che lei moriva per me. Coi tuoi soldi hai comprato il suo corpo, non certo il suo cuore. Lei mi amava, mi odiava, era contro di me. Io non ero ancora il suo ragazzo e già soffriva per me. E per farmi ingelosire quella notte lungo il mare è venuta con te.
Un giorno io vidi lei entrare nella mia stanza, mi guardava silenziosa, aspettava un sì da me. Dal letto io mi alzai e tutta la guardai, sembrava un angelo. Mi stringeva sul suo corpo, mi donava la sua bocca, mi diceva sono tua, ma di pietra io restai. Io l'amavo, la odiavo, l'amavo, la odiavo, ero contro di lei. Se non ero stato il suo ragazzo era colpa di lei. E uno schiaffo all'improvviso le mollai sul suo bel viso, rimandandola da sé. A letto ritornai, piangendo la sognai, sembrava un angelo. Mi stringeva sul suo corpo, mi donava la sua bocca, mi diceva sono tua, e nel sogno la baciai. A letto ritornai, piangendo la sognai, sembrava un angelo. Mi stringeva sul suo corpo, mi donava la sua bocca, mi diceva sono tua, e nel sogno la baciai. Ed era Adriano Celentano. Bene, bene, allora salutiamo ancora Carlitos e tutti coloro che ci ascoltano da tutte le piattaforme. Bene, veniamo a noi, caro Stefano. Allora, questa storia d'amore, che l'ha pensato questo ragazzo, insomma, che sta solo nel suo letto, insomma, questa notte, e appunto c'ha questi pensieri, li incomincia a colorare, e poi insomma, bisogno, a questo desidera, insomma, di avere una storia d'amore. Dico che c'è una passione profonda, è una forza che non riesce a spiegarsi, che ha provato anche altre volte nella vita, però queste volte è diversa, perché la passione ha sempre colori diversi, ha anche forme diverse, e arriva proprio nei momenti inaspettati, in cui meno te l'aspetti, arriva così, perché sei disposto a dipingere con nuovi colori, a far diventare la tua vita consona alla primavera, appunto piena di colori. Poi la primavera non dimentichiamoci che è anche la stagione degli accoppiamenti, perché cominciano a vestirsi un poco più leggeri, si comincia a rinfrescarsi un po' di più, si sentono nuovi profumi, appunto si vedono nuovi colori, ma visto che siamo arrivano nuove allergie. arrivano, dobbiamo dire quel che è vero, dobbiamo dirlo. Sono perché il polline che circola in giro, e purtroppo le api in questo periodo sono in moria mondiale, e loro impollinano e succhiano tutto i polline che stanno nei fiori, e poi lo trasformano in miele, questa bellissima, meravigliosa composizione delle api che ci dà gusto, piacere, dolcezza. E perché nell'amore, l'amore è lenitivo più importante per togliere i dolori, per togliere la tristezza.
vabbè, ma diciamo pure che questo ragazzo che sta in questo, in questa situazione, insomma, desidera di avere una storia d'amore e darebbe di tutto, insomma, pur di averla, questa donna che, insomma, l'ha visto e gli è piaciuta, insomma, appena l'ha visto, capito? Quindi sei un po' innamorata e innamorato di lei, però magari non, lei ancora non sa niente, non ha avuto il coraggio di dirglielo, insomma, capito? Quindi ho capito. E allora diciamo, ancora deve trovare le parole, infatti non sa cosa dare, non sa cosa infatti, dare. Non so che darei, mi fa venire in mente una canzone di Alan Sorrenti che voglio andare ad ascoltare subito. Buon ascolto a tutti. Sono una notte, ti sono
Eccoci qua, ritorniamo in diretta. Bene, bene. Allora, quest'oggi, martedì 26 marzo 2019, sono appena le 17:26 minuti primi, siamo in diretta su Radio Free Station, mentre Stefano sta aprendo qualcosina. Che stai aprendo, Stefano? Scusa amico, ero distratto un attimo e non ho sentito la domanda. Ho detto, se ti sentiamo che apri qualcosa, sentiamo insomma dei rumori che stai aprendo, qualche scatoletta, qualcosa. Cos'è? Ah, sì, sì, tu hai un udito veramente primordiale, molto fine. Dunque, questo qua la fine, Nicola, sono latte e fondente, sono mischiate, perciò quello che capita, metto la mano dentro questo sacchetto e ne fondo uno e mi faccio la bocca buona, come si suol dire. La bene, bocca bella, bene, ecco. Bene. Bene, allora noi andiamo avanti, abbiamo ascoltato Non so che darei per sentirti mia, insomma, di Alan Sorrenti, e andiamo avanti. Che succede a questo punto? Succede che si deve trovare l'oggetto da dipingere e siccome abbiamo a disposizione i colori, abbiamo a disposizione la nostra fantasia, anche se non abbiamo mai provato a dipingere, forse oggi la prima volta, facciamo un piccolo salto con la fantasia e dipingiamo i nostri pensieri, diamogli forma, perché molte volte i pensieri sono incompleti, sono frantumati, sono specchiettati, non sono delle frasi complete, martellano dentro il cervello, sono alcuni che però vogliono essere completati, vogliono avere un collegamento, magari con un altro mezzo pensiero, ecco, un mezzo pensiero più un mezzo pensiero fa un pensiero intero. Dobbiamo fare solo un collegamento, ecco, neuronale in questo caso. Se il mezzo pensiero sta nella parte, diciamo, frontale della nostra mente e l'altro mezzo pensiero sta nella parte occipitale del nostro cervello, ecco, cerchiamo fantasticamente di trovare un collegamento in modo tale che ci viene l'intuizione, ci viene l'illuminazione e la cosa da dipingere. Dico, a te cosa viene in mente la prima cosa che dipingeresti in questo momento? In questo momento dipingerei un bel paesaggio, al tramonto, il mare, le montagne, un bel paesaggio, insomma. Bello, mare, montagne, le cose più belle che ci siano nella natura, il tramonto che è sempre un momento pieno di energia, dove praticamente sia il tramonto che l'alba sono dei momenti specifici dove l'energia che c'è esterna può venire a noi facilmente, dobbiamo essere predisposti ad accettarla, dobbiamo aprirci a questa energia. Per aprire questa energia bisogna respirare profondamente, senza spostarsi, sentire che noi siamo meritevoli di avere energia, di avere abbondanza, di avere gioia, di avere benessere, di avere positività, di avere anche l'amore puro, Nico. Certo, l'amore puro, questo è appunto il titolo della canzone che ci andiamo ad ascoltare adesso, e dalla voce di Alessandra Amoroso. Buon ascolto. Sepolto da mille valanghe, ho smarrito la felicità, la cerco combattendo, fuggo da questa città, perché non possa guardarmi, perché non possa fotografare la condizione del mio cuore, che ora danza lento e immobile tra gli scogli dei ricordi, che ora è qui deriso e stanco tra il ricordo e l'illusione di ciò che era puro amore. Questa notte è nostra, corri forte angelo mio, come fosse l'ultimo
cresciuto nei miei sogni e ti ho tatuato sul mio cuore, dando fede anche agli sbagli. Lascio solo a te l'amore mio di cavaliere errante e cammino allontanandomi da noi anche se è grande il dolore che mi invade, ma di cui non temo i danni. La mia anima fu consegnata a te e solo a te e rimane tua. Questa notte è nostra, corri forte angelo mio, come fosse l'ultimo motivo per rimanere vivo, e se sarà amore trattalo come un segreto, come il più prezioso dono ricevuto. Alessandro Amoroso, amore puro, e noi siamo qui ancora con voi per raccontarvi questa storia che è iniziata appunto in una notte dei pensieri, questa storia d'amore che appunto questo ragazzo che pensa di avere questa storia d'amore e la desidera e non darebbe tutto, darebbe tutto per pur di averla e appunto desidera appunto questo amore puro, un amore puro, solo che questa persona si trova un po' da, insomma, non è tanto vicina, perché l'ha visto magari in un viaggio che lui ha fatto durante l'estate, però purtroppo poi è finita l'estate, è dovuto ritornare a casa, e che succede Stefano quando due persone stanno lontane, insomma? Succede che entrano in gioco altri oggetti, per esempio un vaso di fiori, per esempio un quadro appeso alla parete, per esempio un tavolo di marmo, bello bianco, no? Pulito, dove è tutto lindo, dove anche fresco, dove si fanno le caramelle, per esempio quando la nonna faceva le caramelle. Caramelle sul tavolo, vabbè, ma cosa c'entra questo con la distanza di questi due ragazzi? E come che si c'entra? C'entra perché tra due ragazzi praticamente, visto che sta venendo fuori l'amore puro, praticamente l'amore è una cosa dolce, e perciò per associazione di idee si pensa alle caramelle. Alle caramelle, quindi si ha bisogno di amore, quindi si inizia a preparare le caramelle, se le fa da solo in casa, insomma. Oggi si comprano, però allora insomma stiamo parlando del Medioevo, insomma. No, proprio del Medioevo no, ma insomma diciamo così una ottantina d'anni fa, ma manco anche una quarantina d'anni fa, dai. Ah, vabbè, 40 anni fa penso che c'erano già le caramelle, si compravano. Comunque c'era ovviamente questa usanza ancora oggi di chi si fa i dolci in casa, anche tipo si fanno il torrone, il cioccolato, i cioccolatini, e un po' cose varie, dolci. Quindi allora se ne preparava su questo tavolo. Anche da dire che è un pensiero, no? Quello di pensare alle cose dolci. Uno ha dell'amore che c'ha, sono le sofferenze, la perdita
distanza che fa tristezza, no, c'è anche proprio il piacere, l'amore c'è, il piacere, Nicola, non dobbiamo dimenticarci. È uno dei piaceri della vita, è il sapore dolce. Certo. No, come le caramelle, appunto, oppure come le cioccolate, oppure, non so, qualunque sia il sapore che ti piace, il fritto, per esempio, è uno dei tanti sapori, il salato è un altro dei sapori, l'acido è un altro dei sapori, e quali sono gli altri sapori? L'umami, che è praticamente un nuovo sapore scoperto nel 2015, almeno da parte mia, perché a Milano Expo 2015 i chef parlavano di questo sapore che si sente nella parte retrograda del palato ed è contenuto nel dado di brodo, ecco, quel sapore un po' così gommoso e anche interessante, no? Tra il salato e il dolce, che però è un po' gommoso e glutammato. Glutammato monosodico, sì. Glutammato, sì. Ma perché poi dico che comunque porta anche un po' di... fa male, insomma, il glutammato, che non, meglio non prenderne molto, anzi evitarlo proprio. Si dice che fa male perché è una cosa nuova, ma il glutammato in piccole dosi non fa male. Poi ha un buon gusto, ecco. Vabbè, comunque alla fine... la varietà dei gusti. Alla fine questo ragazzo si è fatto un brodino. Pensando per consolarsi e pensare a questa distanza che c'è fra lui e la sua amorosa, questa ragazza che di cui è innamorato, però ancora non è accaduto niente tra di loro. Quindi allora andiamo ad ascoltarci questa canzone di Alex Baroni, che appunto ci parla di una distanza, la distanza di un amore. Buon ascolto a tutti. Sei rimasta dentro me, nel profondo delle idee, come il pezzo di una vita che non c'è, come un ago nelle vene, o una splendida bugia, la ferita che oramai non va più via e non guarisce mai, e non mi passa mai. Ogni giorno mando giù le mie lacrime per te, ogni notte il letto è così grande che io ti scrivo ancora un po' e lo so che non dovrei, che mi devo liberare di questo amore, perché non vivo più, perché mi manchi tu, e questo cielo blu non lo posso sopportare, ti vedo come sei e come ti vorrei, non è lo stesso sai, non ti posso perdonare mai. Ricomincerò da qui, ricomincerò da me, a rifare mille muri adesso che i tramonti che vedrò e le canzoni che farai sono un fuoco che mi brucia come mai. E io povero sarò e tu povera sarai, la distanza di un amore che non ho parole. Perché non vivo più, perché mi manchi tu, e questo cielo blu non lo posso sopportare, ti vedo come sei e come ti vorrei, non è lo stesso sai, non ti posso perdonare, perché un uomo non può vivere di sé. Forse questo da cambiare. E ora passo il tempo a chiedermi che fai senza me. Perché non vivo più, perché mi manchi tu,
Ma noi ritorniamo in diretta ancora per altri 15 minuti qui, poi ci sarà dopo di noi il programma di Dottor Mauro, quindi mi raccomando restate sintonizzati, poi ancora dopo ci sarà Mirtilla col suo salotto e avremo un ospite d'eccezione, Orietta Berti, questo pomeriggio, questa sera. Bene, allora caro Stefano, ritornando a noi. Tornando a noi, la notte dei pensieri, pensieri colorati, nasce una storia d'amore ed ancora sono distante, non è successo niente. Lui dice, non so che cosa darebbe tutto questo, si concentra in un tramonto e vede l'amore puro e anche se c'è questa distanza, dove ancora non è successo niente, come ha detto Alex Barone, di fatto quando si innamora non succede niente. Tra i due, ecco, succede però un cambiamento dello stato d'animo, si vede il mondo a colore, si sente l'attività del cuore, si sente la titolazione, si sente qualche cosa che non ci sappiamo spiegare con la mente razionale, proprio perché è una trasformazione, diciamo, della nostra concentrazione dalla parte razionale, quella che utilizziamo tutti i giorni quando siamo svegli, a quella emotiva, a quella immaginativa, a quella analogica, ecco, per intenderci. Vediamo più per immagini che non per pensieri, vediamo più per disegni che non con i numeri. Ma naturalmente ogni storia è sempre particolare, come tutte le regole, anche le regole hanno la loro eccezione. Certo, allora l'eccezione ce l'ascoltiamo da Carmen Consoli. Buon ascolto a tutti voi. Vederti infrangere i principi sui quali era salda un esemplare, dignità, condizione inammissibile, la discutibile urgenza per cui è indispensabile uniformarsi alla media. Si dice che ad ogni rinuncia corrisponda una contropartita considerevole, ma l'eccezione alla regola insidia la norma, se è vero che ad ogni rinuncia corrisponde una contropartita considerevole. Privarsi dell'anima comporterebbe una lauta ricompensa. Soffro nel vederti compiere bizzarre movenze indotte da un burattinaio scaltro. Credi sia una scelta ammirevole girare lo sguardo severo e vigile della propria coscienza. Si dice che ad ogni rinuncia corrisponda una contropartita considerevole, ma l'eccezione alla regola insidia la norma, se è vero che ad ogni rinuncia corrisponde una contropartita considerevole. Privarsi dell'anima comporterebbe una lauta ricompensa. Se è vero che ad ogni rinuncia corrisponde una contropartita considerevole, privarsi dell'anima comporterebbe una lauta ricompensa. Dai, 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 dai
eccezione di Carmen Consoli. Noi ritorniamo in diretta ancora per pochi altri minuti in vostra compagnia, e Stefano Monteforte, che mangia cioccolatini ancora ha bisogno d'amore. E abbiamo sentito un altro cioccolatino che hai spucciato praticamente e l'hai gustato. Allora spiegaci un po' cos'è questo cioccolatino per te, che cosa ti dà insomma come sensazione al palato e all'animo. Allora, prima di tutto mi dà piacere, mi dà senso del gusto dolce, poi la forma a paoletto piccolo mi dà un senso di leggera euforia, una piccola felicità. Il cioccolato di fatto contiene glucosio naturalmente, perché c'è il zucchero, e come tutti i carboidrati, insomma, da colore all'animo, ecco, per cui nonostante sia il colore marrone, quello che piace a Carlito, ecco, il gusto è dilettevole, ecco, mi dà piacere, mi gusta. Quindi ti dai completamente al piacere del palato. Bene, allora noi invece stiamo insomma narrando questa storia di questo ragazzo che è partito insomma in questa notte, che è nel suo letto a pensare e a desiderare questa donna che ha visto durante l'estate, che è lontana, insomma è molto distante, quindi non si possono rivedere subito, ma deve attendere magari in altri momenti. Però che succede? Che succede? Che insomma ci sta l'eccezione, giustamente, alla regola, e lui dice: ma non voglio aspettare tutto questo tempo e ti vengo a cercare. Franco Battiato, ti vengo a cercare su Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo. State ascoltando Giochi di Grone condotto da Nive Stefano. Franco Battiato, ti vengo a cercare, e tanti auguri a Franco Battiato che qualche giorno fa ha compiuto 74 anni. Auguri a Franco. Capire meglio la mia essenza. Questo sentimento popolare nasce da meccaniche divine. Rapimento mistico e sensuale mi imprigiona a te. Dovrei cambiare l'oggetto dei miei desideri, non accontentarmi di piccole gioie quotidiane, fare come un che mi piace ciò che pensi e che dici, perché in te vedo le mie radici. Questo secolo oramai alla fine, saturo di parassiti senza dignità, mi spinge solo ad essere migliore con più volontà. Emanciparmi dall'incubo delle passioni,
cercare l'uno al di sopra del bene e del male. Essere un'immagine divina di questa realtà. E ti vengo a cercare perché sto bene con te. Perché ho bisogno della tua presenza. E ti vengo a cercare, era Franco Battiato. Ebbene, noi siamo arrivati alla fine, l'ultima canzone che andremo a mettere quest'oggi. E caro Stefano, è passato anche questa giornata di quest'oretta, insomma, vola quando insomma ci mettiamo in radio e conduciamo questo programma chiamato appunto Giochi di Crome. Giocando, passa un'ora senza accorgersene proprio. Bene, allora, che succede a questo punto? Succede che, come tutte le storie all'inizio, è paremi d'animo, perché c'è l'ansietà, l'aspettativa, il desiderio, no? E poi quando non si può realizzare nella realtà, questo lo realizziamo nei sogni, e questo vi abbiamo invitato a colorare i vostri sogni. Se non ci siete riusciti questa volta, non vi preoccupate, potete farlo sempre un'altra volta. Ogni volta che chiudete gli occhi potete sognare e immaginare il mondo a colori. Il mondo è bello e bisogna vederlo a colori, non in bianco e nero. Ecco, non solo nero, non un solo colore, ma tanti colori, quanti quelli dell'arcobaleno. Più sono le differenze e meglio si sta, perché la vita è una cosa creativa e bellissima. Perciò nei sogni sognate di me, sognate di voi, sognate di altri, sognate qualunque cosa voi desideriate, ma sognate. Sognate, intanto sognando, noi vi salutiamo, vi auguriamo una buona settimana, ci riascoltiamo la prossima settimana con una nuova puntata di Giochi di Crome, sempre il martedì dalle ore 17 alle ore 18. Ciao a tutti, grazie di averci seguito fino a questo punto. Ciao e alla prossima. Ciao Stefano. Ciao amico, sogni e felicità a tutti quanti. Vai, vi lasciamo con questa canzone di Erminio Sinni, E tu sopra di me. Ciao. L'estate è finita ed i bar sono chiusi per ferie. Chi c'ha una donna sta in casa e affitta videotep ultima serie. È una sera senza insegne luminose, giallo di semaforo e nessuno per strada. Con le ore che passano di pose ed il silenzio una punta di spada. Accendo l'autoradio e cerco musiche solari. Guido piano e fumo qualche cosa girando senza itinerari. Non posso non pensare, no, a come tutto era così diverso. Quando le sere si accendevano improvvise di un pianeta al centro dell'universo. E tu davanti a me e un cielo rosso su Roma. E tu sopra di me, criniera al vento di polmoni, gonfi di suoni d'Africa, di riti antichi ancora nuovi, ed ali grandi di cicogne, e schiuma a conquistar la spiaggia ed esplorare.